Ha pareggiato perché insomma un po' di imprecisione, un po' di sfortuna è andata così con questo pareggio. Nessuna novità particolare nel Teramo, mancava ancora Petrella, mancavano gli squalificati Scipioni e Cruciani. Hanno giocato Paolucci sulla fascia, ha giocato Brugaletta sulla fascia destra. Paolucci ha giocato in mezzo, Di Paolo Antonio a sinistra, ancora Lenoci in avanti al posto di Petrella, Togni al posto dello squalificato. Danna, l'unica novità nella maceratese. Si capisce già dai primi minuti che è una partita a senso unico, che la maceratese punta sulle ripartenze ma non riuscirà mai a ripartire essenzialmente. Qui vediamo delle occasioni che ancora non sono delle occasioni importanti. Questo è uno spunto di Paolucci che ha giocato una buona gara e questa è la prima vera palla gol che capita sul destro di Cenciarelli e si vede che non è il suo piede. Poi c'è un'altra conclusione di Lenoci, ma è debole ed è bloccata dal portiere forte, omonimo del Francesco Forte, attaccante del Teramo. Poi cross di Paolo Antonio, eccolo Francesco Forte, attaccante che sfiora il palo, sarà fischiato nel secondo tempo. Ed ecco la frittata, 43esimo, lancio di Karkalis, sembra innocuo, in effetti lo sarebbe, ma Perrotta sbaglia il retropassaggio, non si intende con Tonti e la palla finisce in fondo al sacco. Questa sarà l'unica azione della Maceratese che vedremo nel corso di questi highlights, se non mi sbaglio, ma comunque la Maceratese davvero non ha e non ha fatto nulla neanche per segnare questo gol, che è un autogol di Perrotta sul lancio di Karkalis. Siamo nella ripresa, Di Paolo Antonio affonda, arriva Paolucci, bicicletta come la chiamano, respinta da Forte. Ancora il Teramo con Lenoci sul cross di Brugaletta, sfiora il pallone e la palla lambisce il palo. Poi punizione di Lenoci, siamo al quarto d'ora della ripresa. Vivarini comincia a usare anche la panchina, entra Cecchini al posto di poi entra anche Moreo. Qui c'è una conclusione a fil di palo di Di Paolo Antonio, la palla che termina fuori di un soffio. Continua ad attaccare il Teramo, qui dovremmo essere vicini al pareggio. Sì, la palla per Di Paolo Antonio dopo il cross di Cecchini, arriva Madio, botta di prima intenzione, palla nell'angolo, nulla da fare questa volta per Forte. E dunque al 70esimo il Teramo ripristina la meritata parità. La Maceratese continuerà a difendersi, il Teramo continuerà ad attaccare, ma non ci saranno più grosse palle gol per la squadra biancorossa, se non uno spunto di Cecchini sulla sinistra. Qui abbiamo rivisto il gol di Stefano Amadio, terzo gol stagionale dopo quelli segnati all'Arezzo e al Tuttocuoio, l'ammonizione per Forte. Poi ecco qui Cecchini, fortunato in un rimpallo, tira con il destro Forte in maniera goffa, blocca in due tempi e poi la partita si trascinerà così con gli attacchi del Teramo fino al 93esimo, 1-1 al Bonolis. Abbiamo lavorato per evitare di farci trovare impreparati sul lancio in profondità. La squadra l'ha fatto molto molto bene. All'inizio gli abbiamo concesso la fase di costruzione a loro, volutamente, e effettivamente abbiamo ricevuto i frutti, perché poi eravamo molto ben quadrati in fase difensiva e riuscivamo poi a rubare palla e ripartire, che era sicuramente quello che voleva fare la Maceratese, quindi l'abbiamo fatta noi. Abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio, insomma, negli ultimi 30 metri siamo arrivati diverse volte a tirare in porta e purtroppo gli episodi condizionano sempre il risultato della partita. Poi c'è stato l'incidente a fine primo tempo che avrebbe ammazzato un elefante, però la squadra ha dei valori importanti, ha una qualità importante, sa stare in campo. Abbiamo cambiato subito assetto nel secondo tempo, abbiamo spinto un po' più sulle fasce e penso che il risultato del pareggio ci sta stretti, perché sicuramente meritavamo qualche cosa in più. Ma sì, è stata una partita a senso unico in fase offensiva, è chiaro che negli ultimi 30 metri è difficile pianificare il lavoro, però la squadra ha spinto a testa bassa, dando qualità, girando queste due linee serrate della Maceratese in fase difensiva. Non abbiamo subito nemmeno una ripartenza, quindi faccio veramente i complimenti alla squadra. Oggi vorrei fare i complimenti a Brugaletta e Paolucci, che hanno
sono entrati in una partita difficile e veramente hanno fatto una grande partita insieme con Cecchini, che è entrato con lo spirito giusto, che era quello che mi aspettavo, e secondo me abbiamo delle buone speranze che da qui alla fine continuiamo a fare bene.